Nell'ambito del corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra di Perugia, Cergas e SDA Bocconi hanno presentato il rapporto dell'Osservatorio sulle aziende sul sistema sanitario italiano per il 2014. È un appuntamento importante per tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto per la nostra comunità umbra, perché da queste riflessioni poi nasceranno anche quelle che saranno le nuove strategie per la sanità anche nella nostra regione. Ho anche anticipato che ci sarà a novembre il laboratorio sulla spesa sanitaria intitolato dallo scorso anno all'ex assessore Franco Tomassoni, e anche in quell'occasione si rifaranno un esame di quelli che sono i costi della sanità. Ma ecco, nelle parole di Federico Lega, docente dell'Università Bocconi, ciò che è emerso dal rapporto OASI. Il sistema sanitario nazionale ha dimostrato negli ultimi 2-3 anni di riuscire a tenere bene in equilibrio sui conti e in un certo senso anche quindi di riuscire a sviluppare da questo punto di vista un controllo vero di quella che è la dinamica di spesa. Il problema che osserviamo però è che tutto questo ha avuto, diciamo, delle criticità, dei riflessi sulla qualità e quantità dei servizi sanitari che vengono erogati. L'Umbria si colloca molto bene se guardiamo agli indici di sistema, si colloca bene sia sul quanto riguarda le performance di salute, sulla la garanzia dei livelli di assistenza, sia quello che avviene sul controllo dei costi, quindi è una regione sicuramente tra quelle virtuose, sicuramente ha fatto grandi sforzi in questi ultimi 3 anni per tenere in equilibrio economico il sistema. Il grosso lavoro da fare, gli punti di attenzione è come innovare l'organizzazione dei servizi sanitari per renderla compatibile e sostenibile rispetto alle sfide attuali, dettate principalmente da un'agenda che è di natura economica. Sfide che la regione Umbria ha già iniziato ad affrontare. I punti su cui dovremo lavorare puntualmente sarà soprattutto uno sulla riorganizzazione delle reti ospedaliere, facendo passare un concetto che non tutti possono garantire tutto, ma puntare su una specializzazione, che significa aumento della casistica nelle singole strutture che diventeranno riferimento non solo per un piccolo territorio, ma un riferimento per l'intera regione. Un nuovo approccio, diciamo, alla salute verso le misure della prevenzione e della promozione della salute, quindi stili di vita, screening e comunque interventi che devono portare alla diagnosi precoce delle malattie. Un grande impulso e sviluppo alle politiche della medicina del territorio, perché oggi il problema principale della sanità pubblica è la patologia cronica, quindi la cronicità, e questa non si tratta in ospedale ma deve essere trattata, curata nel proprio domicilio, nelle strutture protette, nei poliambulatori.